Ben trovati. Buonasera. Un monte premi che non so definire. Non riesco. Dico la cifra. 305 milioni. Tra l'altro, io sento la responsabilità di questa cosa. C'è la notaio che veramente oggi è venuta preparatissima, vedo proprio, gli autori attentissimi mi dicono non devi aiutare nessuno perché 305 milioni sono tanti, non bisogna. Io faccio quello che posso. Vi dico soltanto che Luca, il nostro campione, tutto il weekend si è allenato con la moglie al 7x30. Veramente. Eh sì. Non so come hanno fatto, dice che lei cantava, lui indovinava. E qui ci sono tre concorrenti. Due di loro sfideranno Luca. Uno di voi andrà a casa. Chi sarà? Ve li presento. Primo concorrente. 37 anni, di Castiglione dei Pepoli, provincia di Bologna. Lavoro macellaia. Sposata da 19 anni con Fiorenzo, ha due gemelli, Igor e Alessio, di 19 anni, che salutiamo. Ciao. Dirige un coro di bambini che si chiama Mucchio Selvaggio. Sono 53 bambini che salutiamo. Il suo sogno è portare il suo coro in televisione. Se vincerà, può darsi che questo sogno si avvererà. Maria Cristina Malferrari. Ciao. Secondo concorrente. 25 anni, di Roma. Studente, che è? Studente di lettere fuori corso e attore di cabaret. Ama il tip tap. Seguire i concerti di musica classica è il suo hobby. Ma Mimi, che fa? No, la tranquillità, proprio. Ah, la tranquillità. Sogna di scrivere ed essere protagonista di un musical. Massimo Bagnato. Ah, è single, volevo dire. Single. Perché single? Così, in tranquillità, ho detto prima, così, sei single, tranquillità, ci tengo, insomma. Certo, vabbè, sì, ho capito. Se non sono esauriti, non li vogliamo. Terzo concorrente. 20 anni, di Torino. Ciao. Studentessa di ragioneria, cantante di piano bar, gioca a pallavolo, ruolo schiacciatore. Sogna di avere successo come cantante ed è single, perché? Per scelta. Maria Rosa Napoli. Tre secondi di tempo per rispondere alle mie domande. Il primo di voi che commetterà tre errori andrà a casa. Attenzione. Prima domanda. Maria Cristina, quanto fa le bolle di Mina più i baci di Celentano? 100.000 più... No! 1.000 sono le bolle, 24.000 i baci, 25.000. Ho sbagliato. Massimo, vero o falso? Nella canzone... Beh, che fai con la mano? Nella canzone Vengo anch'io, no tu no, Enzo Iannacci va a un funerale? Si potrebbe andare, quindi... Ma perché? Ma da... Vai, tranquillo. Tranquillità, vai. Tranquillità. Non l'hai presa. Vai tranquillo che non l'hai presa. Notaio, Maria Teresa, purtroppo dovevi dire sì. Ah, si potrebbe andare, c'era un'ipotesi. No, va al funerale o no? Però lui ha detto si potrebbe andare. Si potrebbe, andare. L'ipotesi, no? Possiamo accettarla, Maria Teresa? Possiamo accettarla? Sì, possiamo accettarla. Possiamo sì. Accettarla. Cioè, si potrebbe, è un'ipotesi, sì. Cioè, tranquillità. Ci tengo, insomma, a precisare. Attenzione! Questa manche vi ricordo che si chiama Fuori Uno, non Fuori di Testa, attenzione. Maria Rosa, chi ha lanciato la canzone Vorrei incontrarti fra 100 anni? Rom con Tosca. Sì!
Proseguiamo. Che succede? Un errore Maria Cristina, 0 Massimo, 0 Rosa. Maria Cristina, quale mezzo di locomozione viene cantato nel tempo di morire? Motocicletta. Sì. Massimo, completa e canta il verso. Viva la pa 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 col pomodoro. Viva la pa 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 pa, che è un capo po 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 lavoro questo. Viva la pa 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 col pomodoro. Sì. Attenzione, sì. Maria Rosa, in quale città è nato Paolo Conte? Genova. No, Asti! Vediamo la situazione. Maria Cristina un errore, Massimo 0, Maria Rosa 1. Proseguiamo. Con quale canzone, Maria Cristina, Alice vinse il Festival di Sanremo? Per Elisa. Sì, Massimo. Quanto fa i Pooh più i Righeira meno i Neri per Caso? 2. Vabbè, no. Faceva 2? No, 0. Ah, 0, da paura. 4 più 2 meno 6. Ah, grande, grande. Da paura. Maria Rosa, quale strumento suonava Ivano Fossati quando faceva parte del gruppo I Delirium? La chitarra. No! Il flauto! Vediamo la situazione. Un errore Maria Cristina, un errore Massimo, 2 Rosa. Rosa. Maria. Maria Rosa, ti vedo più di là che di qua. Anche io. Attenzione. Maria Cristina, in quale canzone Francesco Salvi ha un diesel parcheggiato male? Titolo. C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina, possiamo accettarla, Maria Teresa? Sì. Massimo, in quale canzone Morandi vengono citate le canzoni dei Beatles Yesterday, Help e Ticket to Ride? C'era un ragazzo che come me ama i Beatles e non li so. Beatles, cos'è? Tranquillità, Beatles, cos'è? Grande. È questa, è lei. Sì. Maria Rosa, chi ha lanciato il brano Viva la Rai? Raffaella Carrà. No! Ma no! Ma viva la Rai! Viva la Renato Rai! Renato Zero! Che crescere sani! Viva la Rai! Renato Zero! Renato Zero! Purtroppo dobbiamo salutare Maria Rosa! Ciao Maria Rosa! Ciao! Questo è il nostro gioco! 305 milioni e il campione Luca Carrara! Luca Carrara! È la terza volta che viene! 32 anni, di Piombino, provincia di Livorno, sposato con Antonella da 9 anni, ha 2 figli, ha una bambina, scusa, 6 mesi, di nome Alessia. È impiegato presso una compagnia di navigazione, nel tempo libero fa lo speaker in una radio locale. Il suo sogno è quello di visitare il Brasile. Durante il weekend io ho detto che tu eri passato con tua moglie il 7x30, sì. Come facevate? Anche lei faceva... Ho capito. Sogna di portarsi a casa i 305 milioni ed una buona salute, Luca Carrara! In bocca al lupo ed iniziamo con un pentagramma. Ma che piacere! Che piacere! Presentare un pentagramma da 305 milioni, Maria Cristina, Massimo, Luca, voilà! 1, 2, 3, 4, 5 parole. Luca, tu sei il campione, scegli la prima nota. La numero 10. Indovinate il titolo di questa canzone, sarà bene, tricca, tricca, tricca. Si prenota, Luca! La vita è adesso. Massimo, secondo te? Alla grande, ci ha preso volo. La vita è adesso, Claudio Baglioni! La vita è adesso, nel vecchio albergo, della terra, ognuno in una stanza, in una storia.
primo punto a Luca, il nostro campione. Lettera. Lettera R. Proseguiamo. Nota numero 1. 1. Domanda Identikit. Chi è questo cantante? Ah, perché io spiego. Geni. Italiano del sud. Ha sconfinato nella musica classica, incitendo la mattina. Massimo. Albano, da paura. Ci ho preso. Albano! Punto a Massimo, lettera! Lettera N. Ma che vuol dire da paura quando dici da paura? Perché è grande voce così, El. No, ma che vuol dire da paura? Se fa paura. Cioè, che sapevo che era quella così, in tranquillità. Ah, e si dice da paura perché. Sì, un rafforzativo così. Rafforzativo da paura. Allora, rafforzativo, scegli da paura la prossima. Così, la prossima nota. 7, così, po' a caso. Allora. Nota numero 7 da paura. Che cosa hanno in comune le canzoni da paura? Frin. Quando qua si prenota Maria Cristina. Viene ripetuto più volte la stessa parola. Da paura, bravissima! Ma brava! Lettera! Vediamo, Maria Cristina 1, Massimo 1, Luca 1. Questa allora, lettere R, D, N. Passiamo alla prossima nota da paura. Dai, Maria Cristina. Indovinate il titolo di questa canzone, Trick. Stop! Si prenota Massimo. Dai, 5 secondi, vai. No, hai perso. Ti farei di tutto. No, ti farei che cosa? Ma che la donna del mio. Ma zitto! Chissà il titolo, Maria Cristina Luca. Prenotatevi. Niente, riparte la musica. Non puoi più rispondere, Massimo. Dai, ragazzi. Si prenota Luca, ma Luca e davvero quando secca. Non viene, non viene. Dai, il titolo è? La donna del mio amico. Dei Pooh, la donna del mio amico. Sei, ma dimmi te. Ti sorprenderà che sia proprio io. Che non credo in niente, che non credo in Dio. A tirare in ballo questi sentimenti. E a tirarmi indietro con te qui davanti. Sei la donna del mio amico. E a qualunque costo non possiamo farmi questo, non sarebbe giusto. Sarebbe facile, ma io no, non posso farcela. Se io fossi un me, ti trascinerei qui su questo letto. Non ci penserei neanche per un po', ti farei di tutto. Mi innamorerei come fossi io, non l'ho fatto ancora. Ma non è così, noi saremmo noi. Solo per un'ora. Scappa via, scappa via. Non mi dare il tempo mai di poter cambiare. Non si può. Scivolarci tra le braccia e guardarci ancora in faccia, non si può. Non si può. Grazie. Del nostro fantastico coro, un'interpretazione da paura, bravo Luca, la tua lettera.
Vediamo la situazione, un punto Maria Cristina, un punto Massimo, due punti Luca, prossima nota. La numero 5. 5. Natalie Caldonazzo, la nuova stella del bagaglino, è figlia d'arte. Massimo! Leontin, la madre, da paura. Leontin, è una grande coreografa, insomma. Così. Però non era questa la domanda. Cioè, sì, in realtà non era questa. Riguardava la mamma, infatti. La mamma di Natalie, Leontin Snell, quale lavoro svolgeva nel mondo dello spettacolo? Luca. Lo so che mi hai aiutato, ma credo la coreografa. No! Quale lavoro svolgeva nel mondo dello spettacolo sapendo che era una Bluebell? La ballerina. Ma certo, la ballerina! Ma come avrai fatto, Maria Cristina? Guarda, è stata un'ispirazione lì per lì che ho fatto due fatica, Lettera! Due punti Maria Cristina, un punto Massimo, due punti Luca. Se mi dici anche adesso il verso misterioso vai in finale. Niente, proseguiamo. Quattro. Quattro! Creduto qua. Allora, indovinate il titolo di questa canzone, sarà vente che tra che stop! Si prenota Maria Cristina. Buona giornata. Buona giornata di ricchi e poveri, sì! Vediamo, H-I-E-R-D-N. Tre punti Maria Cristina, un punto Massimo, due punti Luca. Maria Cristina, sì, rullo di tamburi, perché se Maria Cristina ci risponde esattamente, andrà in finale. Dove ad aspettarla? Ci saranno 305 milioni. Vai, lanciati! Chiedi che sarà di noi. Che peccato. No, prosegui Maria Cristina, prossima nota. Tre. Totò, il grande Totò, ha scritto tante belle canzoni, oltre Mala Femmena. Una delle prime canzoni scritte da Totò si intitolava Massimo. Nemica. Eh? Nemica. Di chi? Di Totò, da paura. Guarda, quale da paura? No, non è. Ma ti butti Massimo così. No, te tranquillità, cioè. Certo, tranquillità, certo. Una delle prime canzoni scritte da Totò si intitolava Dick. A chi era dedicata? Dick, chi può essere dedicata? Al cane! Al cane, sì! Lettera! Vediamo la lettera! H-I-E-R-D-I-N. Chissà che sarà di noi. Vuoi anche dirmi il titolo? Vuoi fare una bella figura? No. Come no? Te lo dico io allora. Sì. Potrebbe essere. Potrebbe. Potrebbe essere una canzone di Lucio Battisti con il nastro rosa. Ciccia! Che sarà di noi. Finale Maria Cristina. Musicale bellissima, ve lo prometto, ma adesso non cambiate canale perché voilà! Andiamo! Luca, il nostro campione, Massimo, lo sfidante.
ma adesso ci sono io. Che vi posso aiutare, perché vado al pianoforte! Massimo, Luca, concentratevi. Primo indizio per voi. Ti saluta assai carina l'ultra sexy Marilina. 10 note a vostra disposizione. Inizia Massimo da paura. L'asta è aperta. La indovino con 9. La indovino con una. Una nota. Grazie. Grazie davvero. Anche ad occhi chiusi. Allora provo anch'io ad occhi chiusi. Vai. Bye bye baby. Punto a Luca. Secondo indizio. Vai, la risposta. Hai già azzeccato la città del Principato. 10 note a vostra disposizione. Inizia Luca, l'asta è aperta. La indovino con una. M'ha bruciato. Vado e ti ringrazio Luca. Prego. Con una nota. Monte Carlo. Guarda, ti dico soltanto una cosa. Se fosse Monte Carlo... Monte Carlo, sì, mi piace, facciamola tutta questa Monte Carlo. Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornascere a Monte Carlo. Carlo, questo nostro amore puoi salvare ancora, o scegli con me a Monte Carlo. Carlo, rivedrai lo stesso mare, mare, e la luna in cielo per noi brillare. Torna qui da me, tutto aspetta te, è un eterno sogno Monte Carlo. Sarà ben! Monte Carlo. Allora, terzo indizio, con molta tranquillità. Gita al lago, non m'arrabbio. Se poi il conto, paga Fabio. L'indizio dice tutto. 10 note a vostra Vado. Disposizione, si l'asta è aperta. Indovino con una. Oh, oh, ma questa... Scusate, dico il titolo? No, sì. Prima dico la nota. Ah. E poi la canti anche se vuoi. Domenica bestiale? Alla domenica con te, Albano, ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore, com'è bella la natura, com'è bello il tuo cuore. Anche il dolphin per Valentino, anche il dolphin. Scusa, una curiosità,
Ma Albano, Albano, io non l'ho mai visto cantare grande così. Così, ah, Albano canta così. Lui comunque così. Posso dire una cosa, hai cantato veramente da paura, con tranquillità. Ci tengo, ci tengo. Si anche tiene. Il Dolphin. Certo. 2-1 hai recuperato. Vediamo se cercavo... riesci a recuperare anche qui. Che succede? Cerchiamo un calmante. Sì. Il relax, relax. Quarto indizio. È spagnola con un pregio. Studia forza nel collegio. 10 nota a vostra disposizione. Inizia Luca, l'asta è aperta. La indovino con 10. La indovino con una. Aspettate, perché il momento è delicato. Perché se adesso Massimo indovina pareggia, ci sono 305 milioni. Quindi attenzione. Ecco la tua nota. La colecchiala? Tranquillità, Luca! Luca, ma che combini? 2-0 ti sei fatto recuperare così. Questo, l'ultimo indizio, l'ultima vostra possibilità. T'ho tradito! Che follia! Si è trattato di un'amnesia. Sono uno che tradisce ha problemi di memoria. Questo secondo gli autori. Inizia Massimo. 10 note a vostra disposizione, l'asta è aperta, ma ha rotto tutto. La indovino con 8. La indovino con 5. La indovino con 4. Lascio. Ecco le 4 note. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, in tranquillità. In tranquillità, da paura? Sono scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è lei, era bella però. Vince! Grazie a questo errore, da grazie. Paura, il nostro campione... Luca! Beh, Massimo! Tranquillità, tranquillità. Sei stato bravo. Ci tengo, ci tengo. Sei grazie. Stato simpatico. Grandi, grandi. Ciao. Complimenti Luca, facciamo entrare la finalista, Maria Cristina. Maria Cristina, datevi la mano. Ciao. Mettetevi le cuffie. Grazie. 7 per 30. 305 milioni. Sei concentrato, sì. Vi ricordo che se volete partecipare e diventare concorrenti dovete telefonare allo 0769 64337. Il centralino è sempre aperto, 24 ore su 24. E adesso, per la regia, primo concorrente, Maria Cristina. Ricorda da dove vieni e la tua professione. Io sono Cristina, vengo da Castiglione dei Pepoli, provincia di Bologna, faccio la macellaia. Un bacio ai miei bimbi del coro, ciao Mucchio. È vero, perché lei insegna in un coro che si chiama Mucchio Selvaggio, 53 sì, bambini. Dai 3 ai 17 anni. Che ti staranno tutti seguendo in questo momento. Infatti l'audience stasera è salito. Il Luca, secondo concorrente. Vengo da Piombino e sono impiegato presso una compagnia di navigazione. E adesso? Anzi, approfitto per salutare i miei colleghi di lavoro che non l'ho ancora fatto. Perfetto, salutiamo tutti i colleghi di lavoro di Luca, anche noi. Ma adesso... tenetevi forte perché inizia il 7 per 30, 5 secondi di tempo avete dopo aver premuto il tasto per rispondere, o dite passo o rispondete. E vi ricordo, Maria Cristina, solo quando siete certi al 100% date la risposta, i motivi si recuperano. Primo motivo misterioso per Maria Cristina. Questo piccolo grande amore. Questo piccolo grande amore, Claudio Baglioni, sì! Primo motivo indovinato, ottimo, in 4 secondi. Primo motivo per il nostro campione, Luca. Felicità.
Felicità di Albano e Romina. 28 secondi, 26 secondi, siete vicinissimi. Secondo motivo misterioso per Maria Cristina. Ancora. Ancora! Edoardo De Crescenzo! Sì! Secondo motivo per Luca. Cuore matto. Little Tony, cuore matto! Sì! Terzo motivo per Maria Cristina. Io con l'inglese Bill Jean. Bill Jean, Michael Jackson! Sì! Billie Jean! Sì, man! Oh, oh, oh. 3 a 2, 19 secondi, 27 secondi. Terzo motivo per Luca. Passo. Molto, molto facile questo brano che ha lasciato alle tue spalle. Tre motivi indovinati, ancora 19 secondi, 305 milioni, Maria Cristina, è in arrivo il tuo quarto motivo. Passo. Anche questo è un motivo molto molto semplice e adesso ascoltiamo il quarto motivo di Luca. Passo. Semplicissimi questi brani, molti a casa già li avranno indovinati. Maria Cristina, 15 secondi di tempo. In arrivo il tuo quinto motivo. Passo. 19 secondi di tempo. Quinto motivo per Luca. Passo. Sesto motivo per Maria Cristina. Acqua azzurra, acqua chiara. Acqua azzurra, acqua chiara! Lucio Battisti! Sì! Sesto motivo per Luca. Passo. Beh, questo è molto, molto, molto facile. Adesso ascoltiamo il tuo ultimo motivo, Maria Cristina, e poi iniziamo il recupero. Meno secondi consumi. Più ne avrai dopo. Pronta? Ok. Settimo motivo. Passo. Sono tre motivi facili tuoi, Maria Cristina, che avrai sicuramente cantato e ascoltato. Luca, ultimo motivo. Con te sulla spiaggia. Sì! Con te sulla spiaggia! Vediamo la situazione. 3 a 4, 8 secondi di tempo, 5 secondi di tempo. 8 secondi per indovinare 4 motivi, 5 secondi per indovinare 3 motivi. Ci sono i secondi. Adesso l'importante che voi vi ricordiate i brani che vi siete lasciati alle spalle. 305 milioni sono lì. Recuperiamo il quarto motivo di Maria Cristina. Alle 20. Alle 20 degli Audio 2! Ogni volta mi dimentico che c'è l'oro, ma devo essere proprio un soggetto, vero? Adesso, 8 secondi di tempo, recuperiamo il tuo terzo motivo, Luca. Passo. Hai 4 secondi di tempo, Maria Cristina. No, non, guarda, io non posso aiutarti, però posso dirti...
E beh, Maria Teresa, scusi, ho detto posso dirti, posso dire che sono due motivi musicali, e questo lo posso dire. Che io conosco, posso dire questo. E basta. E basta. Recuperiamo il tuo quinto motivo. Ti passo? Passo. 7 secondi di tempo. Luca, stupiscici. Quarto motivo. Non ti sopporto più. Di zucchero! Non ti sopporto più! Quattro a cinque. 3 secondi di tempo. 7° motivo. Passo. Attenzione. 5° motivo per Luca. Passo. 4 a 5, vi state giocando la possibilità di diventare anche campioni. Adesso Maria Cristina, tu hai 2 secondi di tempo. Lo so. Guarda che non sono difficili, quello è il problema. Lo so, quando uno sei a casa di, sì. Uno un po' di più. Lo so, è vero, l'emozione gioca brutti scherzi. Però dimmi, qual è il titolo del tuo 5° motivo? È il cioclo? No. Lo so. Luca, perché dici allora no? Niente. Tu hai indovinato il motivo? Me lo dici dopo? Te lo dico anche adesso. Sì, puoi dirmelo. Ciliegi rosa. Ciliegi rosa, è vero. Un famoso cia cia cia. Ciliegi, facciamo un applauso a Luca perché era un motivo. Questo è il motivo difficile. Bravo Luca. Luca, in un secondo di tempo, se mi rispondi esattamente, pareggi. Subito devi schiacciare il tasto. Qual è il titolo del tuo 6° motivo? Dai. No. Guarda, quando te lo dirò. Guarda, quando te lo dirò, ti strapperei i capelli. Maria Cristina, in un secondo di tempo, l'ultimo motivo. Che ne so, buongiorno tristezza. No. Ci stiamo sbagliando, ci ragazzi. Ci stiamo sbagliando, di Luca Carboni. Mentre l'altro motivo te l'ha detto il tuo avversario Ciliegi Rosa, invece Luca, tu non, sai cosa non hai indovinato? Il 3° motivo di Laura Pausini, Baci che si rubano. Ma no, l'avrei sentita 1000 volte. Sì, l'avrò sentita, ma non... Baci che si rubano. E il 5° motivo... Il quinto. Un classico della canzone, dopo aver indovinato Ciliegi Rosa, Addio sogni di gloria. E il 6° motivo, Tina Turner, The Best. Campionessa senza portafoglio, Maria Cristina! Ciccia! Cristina, complimenti! Ciao Luca! No, è stato un piacere anche mio conoscerti! Chi sfiderà Maria Cristina domani per 310 milioni? Intanto voglio salutare con un grande applauso Sandro, il nostro seguipersona che domani parte per il militare! Ciao